Ti ucciderò! Non puoi correre più da nessuna parte! Provaci, se hai il coraggio. Puoi correre più da nessuna parte!
Fermatelo! Niente da fare, compagno, non combatterò con lui! Adou! Adou!
cosa ci fai qui? Cosa ci fai tu qui? Cerco mio padre. Dov'è? È trattenuto contro la sua volontà da Lady Dragon. Lo ha portato a San Francisco. Vuoi dire che non è qui? No. Perché mai il Loto Nero vuole mio padre? Novak è Lady Dragon. Novak? Sì, Novak è il cervello dell'operazione. Lui e Lady Dragon lo stanno usando per sviluppare una specie di steroide che aumenti la resistenza dei soldati. Stanno cercando di creare un esercito per soldati. Ancora peggio di così, Novak e un tale di nome Trenchcoat contrabbandano armi per Lady Dragon. Hanno un sottomarino carico di armi che si dirige a San Francisco, dove lei si incontrerà con Novak. Con le armi e un esercito di superuomini, il Loto Nero ha in progetto di scatenare una rivoluzione mondiale. Coraggio, diamoci da fare. Chiudi le tapparelle e scateniamoci quanto mi ecciti, Nubian Queen. Guarda, è lui! Chi? È lo scagnozzo della banda delle tigri dorate. Dio è venuto a spillarci denaro, ne sono sicura. Ci penso io, baby, questo è il nostro locale. Nessuno può venire qui a darci ordini. Dov'è la porta di servizio? Vuoi bere o no? Allora, dammi una root beer. Ehi, cinese, non c'è niente che ti riguarda qui. Ehi, tu, parlo con te, amico. Qual è il tuo problema, imbecille? La bomba sta cadendo addosso a te. Ah! Ah!
È meglio che te ne vai, imbecille, di corsa. Nessuno vende droga nel mio locale. Droga? Ma di che cosa stai parlando, amico? Vuoi prendermi in giro? Guarda che so chi sei! C'è un laboratorio di raffinazione accanto al Comet Club. Sto cercando di fermare... C'è un laboratorio di... Sarei rotto una costola. Bel pugno, amico. Ma se non appartieni alle tigri dorate, allora chi sei? Chiamami Lee. Sono un bravo ragazzo. Fratello Tygon, dammi un 5. Perfetto. Ok. Ehi, fratello Tygon. Devo entrare in questo deposito. Là sotto raffinano la droga. Avevo già sentito questa cosa, ma ti ripeto che non c'è nessun laboratorio qui. Come fai a saperlo? Ci sei già stato? No, ma Cleo, la mia ragazza, dice che... E lei ti ha parlato di me? Sì, amico. Quindi lei mente. Ehi, fratello, sta attento a quello che dici. Non farmi cominciare... Fammi solo entrare, poi vedremo chi dice la verità. E va bene, vieni.
ragazzo, questa è proprietà privata. Fatti da parte. Sei morto.
Eccolo! Prendilo! Lasciamene un pezzo. Fantastico! Ma dove l'hai imparato? Mi hai mentito! È Cleo! Voglio uscire! Niente da fare! Sei morta, sorella! Tyron! Pensi che il tuo Kung Fu sia buono?
mia signora Cleo. Baby, lì è un tipo davvero in gamba. Al contrario di mia sorella. Amico, ti devo le mie scuse. Le mie sorelle mi hanno mentito su ogni cosa. Mi hanno sempre trattata mettendomi in disparte. Non capisco come ho potuto fidarmi di loro. Dai, digli quello che hai detto a me. Ho visto tuo padre a San Francisco con mia sorella maggiore Natasha. Lady Dragon. Dov'è lui? Non lo so. So soltanto che c'è un carico di armi che passerà per il presidio domani mattina prima dell'alba. La gente che si occupa della cosa è un corrotto. Un tipo violento di nome Cobra. È lui che consegnerà le armi a Natasha. E scommetto che tuo padre è ancora con lei. Grazie. Ci vediamo presto, fratello. Peace! Scateniamoci. Intruso, avvisa il colonnello. Yeah.
Prendete lì! Sei morto.